Non è tanto la reazione dei militanti di Casa Pound al centro dell'attenzione delle forze dell'ordine, quanto la provocazione del gruppo di persone che sabato pomeriggio ha urlato all'indirizzo della formazione di destra, radunata in occasione dell'apertura della nuova sede in via San Zaccaria. Le forze dell'ordine in queste ore sono al vaglio delle immagini girate quel pomeriggio per accertare responsabilità da entrambe le parti, ma con la considerazione che la reazione di Iannone e soci sia stata sì piuttosto focosa, ma anche per certi versi collaborativa, nel senso che più di un esponente di Casa Pound ha voluto richiamare le teste calde a rientrare nei ranghi. Immagini e testimonianze stanno quindi appurando responsabilità nei confronti del gruppo di antifascisti, ma la cronaca nelle ore successive ha dato modo di apprendere un altro gesto di sfida e provocazione, quando attorno all'ora di pranzo di ieri è stato trovato un secchio di vernice vuoto con un topo vivo dentro. All'inizio però, alla vista del solo secchio, è scattata la chiamata alla polizia, che ha quindi chiesto l'intervento degli artificieri, presenti sempre in situazioni di pacchi sospetti abbandonati. Gli agenti hanno fatto esplodere con una piccola carica il barattolo, appurandone poi il contenuto. L'autore del gesto è stato individuato nel giro di poco tempo, anche grazie ad alcune testimonianze forti del fatto che lo stesso sarebbe poi tornato sul posto, come si è appreso da una nota di Casa Pound. Tutto ciò non esclude il coinvolgimento di altre persone, ma al momento non ci sono dettagli riguardo tale ipotesi. La polizia non ha divulgato le generalità né altri dettagli sulla persona, definendola però come non appartenente a gruppi o aree politiche o sociali riconoscibili. Il suo gesto sarà valutato dagli inquirenti. In prima istanza però è probabile debba rispondere di procurato allarme. Le indagini sono in corso.